Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Ci aspetta una Pasqua ancora con un clima asciutto, ma particolarmente fresco per il periodo. E continuerà così anche nella giornata di Pasquetta, dove il tempo sarà particolarmente fresco, ma con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nel corso invece della settimana prossima assisteremo a un peggioramento, seppur rapido, nella giornata di martedì e uno più incisivo nella giornata di giovedì, quando nel pomeriggio saremo raggiunti da dei rapidi rovesci piovosi. Ma andiamo con ordine, vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani, Pasqua, che vede nubi alternate a schiarite su tutto il nostro territorio orobico, con un clima particolarmente frizzante, soprattutto al primo mattino, dove le minime a Clusone saranno attorno agli 1-2 gradi sopra gli zeri. Poi, nel corso della giornata, avremo ancora delle nuvole che insisteranno sul nostro territorio orobico e uno zero termico che nelle ore centrali della giornata si posizionerà a una quota piuttosto bassa, intorno ai 1400-1500 metri di altitudine. Andrà un poco meglio nella zona della medio-bassa Valle Seriana del Lago di Iseo, dove al mattino avremo cielo in prevalenza poco parzialmente nuvoloso, ma anche qui nel corso della giornata avremo locali addensamenti, ma in un contesto di clima ancora asciutto e senza precipitazioni. Andiamo ora a vedere l'evoluzione del tempo per la settimana sul nostro territorio. Abbiamo detto che nella giornata di Pasquetta avremo un tempo caratterizzato da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, quindi una lunedì di Pasquetta ottimo per passare e trascorrere la giornata all'aria aperta, una pressione atmosferica in rialzo a 1023 millibar, ancora un po' fresco sul nostro territorio, con minime intorno a 1-2 gradi e massime che faticheranno ad andare oltre i 15-16 gradi, con uno zero termico nella giornata di Pasquetta intorno ai 1600 metri di altitudine. Martedì avremo una giornata con qualche nuvola in più sul nostro territorio, non escludiamo nel tardo pomeriggio qualche occasionale piovasco sul nostro territorio e temperature però che tenderanno ad aumentare con massime che sfioreranno i 18-19 gradi su gran parte del nostro territorio con un rialzo dello zero termico attorno ai 2100 metri di altitudine. Mercoledì ancora una giornata asciutta, con qualche nuvola in transito sul nostro territorio, temperature sempre al mattino piuttosto basse, intorno a 2-3 gradi, e massime che raggiungeranno i 17-18 gradi, uno zero termico stabile intorno ai 2100 metri di altitudine. Nella giornata invece di giovedì assisteremo al rapido ma più incisivo passaggio di una perturbazione che si avvicinerà al nostro territorio portando soprattutto nel pomeriggio, tardo pomeriggio sera, dei rovesci localmente anche di una certa intensità, con temperature anche in calo, specie nei valori massimi, che si porteranno intorno ai 12-13 gradi. Sarà, abbiamo detto, un rapido passaggio perché già nella giornata di venerdì avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su gran parte del nostro territorio e con uno zero termico in nuovo rialzo intorno ai 2300 metri di altitudine, così come la pressione atmosferica in aumento a 1019 millibar, a preannunciare un nuovo fine settimana con un clima particolarmente asciutto ancora per i nostri territori. Con l'occasione vi auguro delle serene festività pasquali a voi e ai vostri cari e per il meteo è tutto, a voi la linea.